Buongiorno a tutti, oggi vediamo come fare un impianto a goccia solare. Ho tutti i componenti, li avevo comprati l'anno scorso e faremo soltanto questo filare qui dove abbiamo un mirtillo, delle more, tre kiwi, di cui un maschio e due femmine e alcune viti da tavola. Qui ho bisogno, soprattutto con i kiwi, di fare un impianto a goccia perché mi sono morti gli anni scorsi perché non gli davo abbastanza acqua, quindi ho questa esigenza qua. Eccoci, riprendiamo. Qui avevo portato l'anno scorso tre bidoni dell'acqua da 1000 litri l'uno. Avremo una pompa a immersione da 400 watt, avremo un pannellino solare da 30 watt, un inverter da 500 watt e un controllo di carica e una batteria ovviamente di quelle recuperate dalla macchina. Quindi adesso sarà un bel lavoro da fare. L'idea è quella di uscire da qui con la pompa, sfruttare le linee che abbiamo per fermare i tubi. E poi scendere con gli irrigatori, quelli che avevo usato l'anno scorso sulle zucchine, non so se vi ricordate, poi ve li faccio vedere. Fatto questo primo step, quando funzionerà tutto, poi provvederò a fare qualcosa di temporizzato. Questi sono i kiwi, come vi dicevo, questo è il maschio, è la quarta volta che lo acquisto, non le comprerò più. Purtroppo continuava a morire, poi appunto ho capito il perché sbagliavo nell'irrigazione. Quella è la femmina che è sopravvissuta, è fiorita, è molto bella. E qui abbiamo la femmina che pensavo fosse morta, invece piano piano si è ripresa. Sto dando loro anche del concime a base di ferro specifico per i kiwi, quindi le ho riprese, sono molto contento, però non volevo farle morire di nuovo. Ok, mi metto al lavoro, seguiamo tutti gli step, poi vedrete anche l'articolo sul blog e lì vi metterò poi l'elenco dei componenti, cosa ho utilizzato, dove li ho acquistati, poi scegliete voi, insomma. Abbiamo quasi finito, me ne mancano un paio. Adesso ho adottato un altro metodo per non fare sforzo. Scaldiamo il tubo che facciamo prima. Se trovate il tubetto leggermente più grande è meglio, però se lo scaldate va bene anche questo, insomma. Bene, finiamo il lavoro e poi vediamo con la fase 2. Ok, siamo arrivati alla fine. Abbiamo il tappo da mettere. Se non avete il tappo lo potete piegare e chiudere. Va bene lo stesso. Me li sono trovati questi tappi, quindi è un lavoro più bello. Questo è un tubo molto rigido, quindi se non lo scaldo non entra niente. Ecco qua. A posto. Ovviamente non eravamo soli. Eccoli qua. Questa è una di quelle che ha partorito da poco. Se mi seguite su Instagram avrete visto sicuramente i cuccioli come li allatta. Quella è la mamma di questa che vi ho appena fatto vedere. E quello noi lo chiamiamo nonno, è il gatto più vecchio che abbiamo. Sembra che ogni anno debba essere l'ultimo, invece tiene duro, poverino, e continua a vivere. Dal momento che fuori piove, comincio a fare l'impianto elettrico. Qui sono qui nel mio laboratorio. Non guardate il casino perché è un continuo andirivenire di idee, di esperimenti, quindi non faccio in tempo a mettere a posto che c'è di nuovo casino. Allora, ho recuperato questa vecchia scatola di plastica, dentro avevamo il filtro per il laghetto che avevamo fino all'anno scorso, poi l'abbiamo tolto, quindi è rimasta questa scatola. Non è messa benissimo, ma tenete conto che sto facendo questo lavoro per tutto con mezzi di recupero, tra l'altro è un problema in questo periodo andare a reperire le cose. Quindi qua dentro metterò la batteria, il controller solare che è questo qui, l'inverter, insomma tutta la parte elettronica che comporrà poi l'impianto a goccia. Ci sarà poi un coperchio, metterò da qualche parte poi un interruttore semplice da utilizzare, ma non ho quello schermato IP67, quello contro la pioggia, ho soltanto questo che non va bene da mettere all'esterno, quindi qualcosa mi devo inventare. Adesso piano piano cominciamo a fare tutti i cablaggi, mano a mano poi vi mostro l'avanzamento del lavoro.
Prima di procedere volevo dirvi due parole su come ho adattato il tubo di uscita dalla pompa. La pompa ha questo raccordo qua, molto grosso. Avevo in casa del tubo, sono riuscito a allargarlo e a fascettarlo. Dall'altra parte però avevo bisogno di una forte riduzione, perché poi alla fine, che avete visto, il tubo che ho messo come irrigazione è sottile, se non erro è un 12 mm, se non erro. Quindi alla fine mi sono inventato questo, ho preso un irrigatore di quelli regolabili, poi alla fine ho ridotto e qui poi metterò l'innesto rapido su quell'altro. Questo tra l'altro mi è venuto comodo perché posso regolare direttamente la portata, se no non avevo nulla per poter regolare la portata in uscita, quindi alla fine mi è venuta comoda come idea. Prima di procedere volevo spiegarvi un attimino il funzionamento veramente elementare del controller di impianto solare. Questo è un controller digitale, non è un PWM, quindi è una versione molto semplice, però costa una decina di euro, quindi va più che bene. Qui abbiamo l'ingresso più e meno del nostro pannello solare, qui abbiamo l'uscita più e meno che vanno alla batteria e qui abbiamo, se vogliamo, un utilizzatore 12 volt che io non utilizzerò perché al momento non mi serve. Lo schema di funzionamento è molto semplice: il pannello solare invia la corrente al controller, il controller la invia alla batteria e la mantiene a carica. Quando la batteria è carica lui smette di mandare corrente alla batteria, quindi quella che si produce va persa. Io conto di utilizzare la batteria e quindi l'inverter a 220 per un 20-30 minuti al giorno, poi dovrò fare la prova di portata degli ugelli, quindi mi dovrò poi regolare in base ai litri che voglio che vengano erogati. Quindi secondo me un pannello di 30 watt come lo utilizzerò io è più che sufficiente. Dal momento che questo morsetto della batteria prevedeva in origine dei cavi molto grossi, cosa che io ovviamente non uso, utilizzerò un cavo normale, lo uso doppio, e mi sono inventato questo sistema qui. Come vi dicevo, mi adatto con quello che ho in casa. Se potessi uscire e fare la spesa sarebbe tutta un'altra cosa. Bene, questi sono i due morsetti, più e meno. Se dovete comprarli ovviamente sappiate che sono diversi, più più grande e il meno più piccolo. Questi li trovate ovunque, ma anche online con 6, 7, 10 euro li trovate, ma dai ricambisti con 5 euro li trovate. Ora vedo come posizionare il controller, probabilmente lo metterò qui da qualche parte, adesso mi ingegno e ci rivediamo fra un minuto. Ora ovviamente, visto che in casa ho soltanto bulloncini da 5, devo allargare leggermente. Ho deciso di metterlo qui, quindi prendo la misura. Allora, ho preso le misure, adesso è il momento di collegare il più e meno della batteria, che sono i poli centrali. Allora abbiamo il meno, abbiamo il più. Adesso sposto la telecamera e vi faccio vedere che il controller ha già iniziato a lavorare perché mi ha rilevato la tensione di alimentazione della batteria al momento, allo stato attuale. Ecco, mi ha rilevato 12,8 V. Questa l'avevo caricata una settimana fa e l'ho usata molto poco. Ovviamente l'ho presa anche questa in demolizione, quindi sto spendendo veramente poco per questo impianto. Questa ce l'avevo già da un po' comunque. E qui mi misura lo stato di carica. Volevo dire due parole riguardo all'inverter. Allora, all'inizio ho provato con questo vecchio da 500 watt che funziona perfettamente anche se è tutto scocciato. Il problema è che non riesce a far partire la pompa da 250 watt, quindi mi sono un attimino informato, era una cosa che mi era sfuggita. Quindi una pompa da 250 watt richiede una potenza di spunto di 750-1000 watt. Allora ho dovuto acquistare questo inverter nuovo, pur sempre di fattura molto economica, cinesata, parliamoci chiaro. Nominali 1500 watt, spunto 3000, quindi potete immaginare quale potenza può mai avere una cosa del genere. Però ho provato, funziona, la pompa parte benissimo e quindi terrò questo. Ho un nuovo aiutante, guardate che scricciolino, mi segue sempre, sente la mia voce e lui viene. Sempre dal momento che devo fare le cose con ciò che ho in casa, ho trovato un filo nero di una buona sezione, era già di un altro inverter, e l'ho tenuto così, mentre qua ne avevo due di sezione più piccola, li ho messi insieme. Quindi questi due blu li porto al polo negativo della batteria, mentre questo nero va direttamente all'inverter. Lì. Ok, allora ho terminato i cablaggi, ora ve li riassumo un attimino. Ho usato solo fili elettrici da 2,5, ne ho messi due, come vi dicevo, che vanno all'interruttore. Ho usato la sezione
cioè la lunghezza più corta possibile per evitare resistenza, e anche qui dal polo positivo ne ho messe due da 2,5 che vanno direttamente all'inverter. Dall'inverter invece parte il negativo che va all'interruttore e dovrebbe essere un 3 mm se non erro, perché è più grande degli altri. Adesso andiamo a provarlo nel campo e vediamo come va. Questo è un interruttore nuovo, anzi vediamo se funziona perché avevo spento l'inverter. Perfetto. Vi voglio far vedere una cosa, ho questo temporizzatore qui e dovremmo esserci anche come potenza, però questo non fa al caso mio perché è temporizzato solo nell'arco delle 24 ore, cioè posso impostare solo un programma una volta al giorno. Forse adesso d'estate può anche andare bene, soprattutto sui kiwi, però per il resto mi sembra un po' piccolo, cioè avrei bisogno di un temporizzatore che mi chiude il circuito anche una volta ogni 2-3 giorni, quindi oltre all'arco delle 24 ore anche l'arco della settimana. Comunque adesso vedo come va ed è già un gran passo avanti, perché così posso evitare di andare tutti i giorni nel frutteto, e questo a intervalli di 15 minuti, quindi perfetto. Faccio direttamente il test sul campo e vediamo come va. Ok, vi mostro allora un attimo il circuito. Questo è il pannellino solare 30 watt, qui ci siamo collegati un attimino giusto per vedere le tensioni in uscita. Attualmente sotto carico mi dà 13 volt e lì, se vedete il pannello, ho il simbolo del pannello solare che sta caricando la batteria, quindi l'impianto elettrico è praticamente finito. Adesso non ci resta aspettare che smetta di piovere e dopo mi manca solo il collegamento idraulico e fissare il pannello solare in qualche modo. Ok, riaccendiamo, poi terrò controllata la temperatura dei fili con il termometro infrarossi. Getto molto bello, abbondante. Al momento il temporizzatore è scollegato, nel senso che è collegato su on, è sempre acceso, e poi dovrò regolare l'orario e mettere i 15 minuti in cui vorrò che questo si accenda. Ok, ci siamo arrivati all'orlo, mi ha riempito metà in circa 6-7 minuti. Possiamo spegnere. Vediamo la temperatura, inverter è a 51 gradi, ma qui devo fare dei fori perché devo arieggiare l'interno. I fili invece 40 gradi, tenete conto che è molto caldo oggi comunque, eh? Ci saranno 25 gradi tutti. Altro, 37, bene, siamo in linea, i fili sono freddi, anche l'interruttore. Interruttore freddo. Adesso colleghiamo il tutto. Ho spostato la pompa da quel recipiente a questo qui, che sarà quello destinato ad alimentare tutto l'impianto a goccia. Adesso devo collegare questi due raccordi. Se vi può interessare, ci sono questi raccordi maschio-maschio, sono fatti apposta. Sono raccordi a sgancio rapido, estremamente comodi. Ok, accendiamo la pompa. Perderà un po' di pressione qui, però d'altronde non ho tubi tali da poter alimentare questo di questa dimensione, di questo diametro, quindi mi devo accontentare di quello che mi dà. Ok, ho acceso, adesso dovremmo cominciare a vedere l'acqua defluire. Ecco qui, questo è il primo. Qui abbiamo il secondo. Che si è tolto il tubicino, troppo capita anche nelle migliori famiglie. C'è una bella pressione comunque, guardate che bello che è. Qui abbiamo il terzo, che sarebbe il primo kiwi, che poi tutto sto lavoro l'ho fatto per loro alla fine. Qui abbiamo l'altro kiwi. Qui abbiamo la femmina che è rimasta, è sopravvissuta. Niente. Poi comincia l'uva da tavola. Qui è perfetto. Chiudo un po' perché non mi serve tutta questa pressione. E così via. Fino alla fine. Adesso li bilancio.
li bilancio tutti. Ah, che bel risultato, sono proprio contento. Bene, ora regolo il temporizzatore, gli do quei 10 minuti, anzi 15 minuti al giorno, perché meno di 15 minuti lui non accetta. Per adesso sarà una volta al giorno, ma comprerò poi quello che mi permetterà di selezionare i giorni della settimana. Quindi probabilmente farò un giorno sì, uno no. Sono proprio contento. Dobbiamo regolare qualcosa qui. È tutto in diretta, eh. Quindi qui mi perde un po' d'acqua. Adesso gli regolo un po' di pressione, gliela tolgo. Regolo meglio la fascetta. Ma sono proprio contento. Ultima carrellata qui, sull'insieme. È stato un video, spero, utile per chi come me deve irrigare in mezzo alla campagna e non c'è nulla. Se avete possibilità di comprare un pannello solare da 100 watt è meglio, questo è da 30 poi. Insomma, ognuno sa le proprie esigenze quali sono. Ok, è tutto, vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video vi sia stato utile in qualche modo. In tal caso ditemelo, se volete condividerlo ve ne sono grato. E se vi volete iscrivere al canale, vi ringrazio, poi cliccate sulla campanella così rimanete sempre aggiornati. Vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro una buona giornata.